Il Sufi chiama la musica Jiza-i-Ru, il cibo dell'anima, e ricorre ad essa come ad una fonte di perfezione spirituale, poiché la musica ravviva il fuoco del cuore e la fiamma che da esso sorge illumina l'anima. Ciao, sono Maria Argentiero e insegno pianoforte nel liceo musicale. Su questo canale mi piace parlare di musica, oltre che praticarla. Oggi vorrei parlarvi del messaggio sufi di Hazrat Inayat Khan, un musicista indiano nato alla fine dell'Ottocento. All'origine di tutto c'è il suono Hu, il suono di tutti i suoni, che è presente sia nell'universo che nella parte più profonda del nostro essere. Questo suono è praticamente lo spirito divino a cui tendiamo, e più lo ascoltiamo più ci liberiamo dal peso dell'esistenza materiale. In sostanza, secondo i Sufi, che sono i mistici dell'Islam, ciò che crea e fa funzionare l'universo intero è la musica, poiché la musica è la vita stessa. Il meccanismo dell'universo segue le leggi del ritmo: l'alta e la bassa marea, la luna crescente, la luna calante, il cambiamento delle stagioni, il movimento dei pianeti. Il nostro corpo lavora ritmicamente, il nostro metronomo è il battito del cuore, è il ritmo che ci tiene in salute, e quando questo ritmo si rompe la malattia trova terreno fertile. E se il ritmo cambia, cambiano anche gli esiti delle attività umane, e così avremo successi o fallimenti. Tra gli indiani c'è una superstizione secondo la quale quando qualcuno sbadiglia, uno dei presenti deve schioccare le dita o battere le mani. Questo perché lo sbadiglio rappresenta un rallentamento del ritmo, e quindi con lo schioccare delle dita o con il battere delle mani si pensa di riportare il ritmo allo stato originario. La musica vocale esprime lo stato mentale di chi la sta eseguendo. L'effetto originato dal canto dipende dalla profondità del sentimento del cantante. La voce di un cantante sensibile è molto diversa da quella di un cantante senza cuore. Per quanto una voce possa essere coltivata artificialmente, non produrrà sentimenti, grazia e bellezza, a meno che anche il cuore non sia stato coltivato. Allo stesso modo, l'anima di un musicista parla attraverso il suo strumento, e la pura abilità tecnica risulta arida se non si è raggiunto un certo sviluppo spirituale. Quando una persona impara la musica, non deve necessariamente imparare ad essere un musicista o diventare fonte di piacere e gioia per i suoi simili. No, suonando, amando ed ascoltando la musica, dovrebbe sviluppare la musica nella sua personalità. Il vero uso della musica consiste nel divenire musicali nei propri pensieri, parole ed opere. L'armonia nella propria vita e nel rapporto con gli altri segue le stesse leggi dell'armonia musicale. Dovremmo imparare ad usare non solo le parole adatte, ma anche il tono adatto ad esprimere un concetto, un sentimento. Con gli altri possiamo formare degli intervalli consonanti, dissonanti, perfetti, imperfetti, a seconda delle peculiarità di ognuno. Ma se vogliamo entrare in armonia con tutti, allora dobbiamo mettere da parte il nostro ego e coltivare invece la nota chiave che rende gli accordi consonanti. Tutte le tragedie del mondo, negli individui e nella moltitudine, derivano dalla mancanza di armonia. E la maniera migliore di diffondere armonia è quella di generarla nella propria vita. Nell'armonia è nascosto il segreto della gioia e della pace. La maggior parte dell'insegnamento sufi riguardante la musica si trova nel libro Il misticismo del suono, che vi consiglio di leggere. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, e se vi va, iscrivetevi al canale. Grazie e a presto!